Buonasera a tutti, iniziamo questa conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco di Acireale Bene Comune. La scelta di Michele. Michele Ali rappresenta oggi nel mondo delle relazioni sociali acesi un punto di riferimento. È un amante della bellezza della nostra città e coltiva le proprie amicizie a 360 gradi. Non si sottrae e nel momento del bisogno si può contare su di lui. Riteniamo che con la sua e la nostra passione possiamo risollevare le sorti di questo comune da troppo tempo bistrattato da amministrazioni mediocri e da consigli comunali mai propositivi. A questo punto mi corre l'obbligo di presentare Maria Continella come vice sindaco già designato. Perché Maria? Era necessaria una figura femminile che desse forza e credibilità ad un matrimonio tra città e politica. La scelta di Maria Continella non è casuale, è la sintesi della donna moderna impegnata tra famiglia, lavoro e ricerca di quelle pari opportunità non necessaria al solo mondo. Noi siamo liberi, non abbiamo potere, non abbiamo il peso del potere, non abbiamo la necessità di dover accontentare nessuno, perché non abbiamo né crediti né debiti con nessuno. Questo ci dà la possibilità di esprimere un pensiero che può chiaramente trovare sbocchi ampissimi e senza avere nessun ostacolo. Quello che probabilmente non funziona più tanto bene è il concetto di comunità in questa bella Acireale. Quindi il nostro intervento serve soprattutto a cercare di riportare il cittadino non più come essere che insomma abita in una città, ma come membro effettivo di una comunità. E quindi con tutto quello che ne deriva dal rapporto con la pubblica amministrazione, quindi dalla partecipazione alla pubblica amministrazione, alla partecipazione in assoluto in tutti gli ambiti della città, perché molte volte abbiamo la sensazione che questa città abbia perso un po', abbia smarrito la propria direzione. Per quanto riguarda gli interventi, sono interventi semplici, ovviamente all'inizio noi non partiamo senza avere una grossa conoscenza di quelle che sono le attuali casse, le attuali finanze comunali, ma è ovvio che il primo intervento sarà proprio diretto al migliorare la vivibilità di questo posto. E naturalmente ci rivolgeremo anche alle periferie, alle frazioni, perché sentirsi cittadini deve coinvolgere anche le persone che non abitano nel centro, che non necessariamente devono essere sempre presenti al centro. Con le frazioni attueremo tutti i programmi che sono possibili, soprattutto per quanto riguarda le delegazioni e tutti gli aiuti che possono essere resi disponibili agli abitanti delle frazioni per svincolarli e per tenerli vicino alla partecipazione cittadina. Maria Continella è il vice sindaco designata, come avevamo detto, laureata in storia e critica del cinema dell'Università La Sapienza di Roma, è nata a Catania e ha vissuto ad Acireale fino a 18 anni. Ha lavorato per circa 10 anni a Roma e in giro per il mondo all'interno di varie produzioni cinematografiche. Alla nascita del suo primo figlio ha deciso con il marito di rientrare nell'isola per fare crescere Acireale e i suoi bambini, e questo la dice lunga sull'impegno. Sono tornata da circa 8 anni, li faccio i conti con l'età della mia piccola, e penso che Acireale meriti qualcosa di più di quello che ho potuto vedere in questi ultimi anni. Perché alla fine noi siamo tutti dei bravi cittadini, è vero, siamo tutti bravi cittadini, ma io vedo che sempre più spesso noi siamo cittadini scontenti. E con
come nel mio caso, se ci chiediamo perché ogni giorno di più i singoli cittadini con un'esperienza marginale della politica attiva, con idee politiche anche diverse, cerchino un modo di per partecipare più fattivamente alla cosa pubblica, la risposta è chiara. C'è un vuoto tra l'amministrazione e le persone. Questo vuoto, in un momento come questo, con la crisi che c'è adesso, non si può accettare, non si può ancora accettare questo disinteresse. L'amministrazione dovrebbe invece creare le condizioni perché un sempre crescente numero di persone possano essere cittadini virtuosi nel modo più semplice e naturale possibile, come lo vogliamo fare noi tutti i giorni. L'amministrazione dovrebbe prima di tutto ascoltare le persone e da ripartire per risolvere i problemi reali, quelli che complicano il giusto processo di sviluppo. Io penso che diventare un comune virtuoso per Acireale dovrebbe significare permettere a una cittadinanza che ne ha già voglia di migliorarsi senza che questo sia difficile e faticoso come adesso. È questo che ho pensato quando ho deciso di appoggiare la candidatura di Michele, perché ritengo sia la persona giusta per portare Acireale verso questi obiettivi. Io voglio lavorare con tutte le mie energie per far sì che tutti noi possiamo di nuovo positivamente dire con orgoglio di essere cittadini di Acireale. E io so già che ogni giorno troveremo altre persone disposte ad aiutarci in questo percorso, che vorranno collaborare per rendere questa città indipendente e libera e che concepiscano la politica quale partecipazione al bene collettivo e non come un'opportunità per perseguire ambizioni personali e promuovere carriere individuali. Le ulteriori possibilità, IMPA, il percorso delle ferrovie, la zona dei mulini e tutto il circuito attorno, che sono di interesse e di importanza che ad oggi nessuno ha voluto mettere in risalto, perché probabilmente il concetto di città turistica per chi ha amministrato fino ad oggi è un concetto vago, non è un concetto di servizi buoni ed utili. Per quanto riguarda le municipalizzate, il progetto è quello di trasformarle in azienda speciale e quindi di togliere il sottogoverno e eliminare. Noi siamo partiti con Acireale Bene Comune, con il referendum dell'acqua pubblica, con gli obiettivi dichiarati da quel referendum, e oggi noi lavoreremo per poter distribuire il quantitativo necessario, utile alle persone anche che non hanno un reddito importante. Per la fondazione del carnevale ci sarebbe da andare a vedere perché non ha funzionato e quindi di riorganizzarla con le soprattutto in realtà è cercare di riportare il mondo dei caristi al centro del carnevale, perché il carnevale lo fanno loro. Quindi che la fondazione in questo momento non abbia all'interno una persona delle maestranze è qualcosa che non può sicuramente. No, alcune piccole comunicazioni di servizio. La sede del comitato elettorale di Michele sarà in un luogo nevralgico di Acireale, ed è via Meli. Via Meli è di fronte a San Sebastiano, la stradina che porta alla piazza. Questo è un segnale di presenza al centro del territorio, in uno spazio popolare, anche parecchio dimenticato, ed è un segnale di presenza e di vicinanza a quella città anche produttiva, nonostante tutto, che ancora abbiamo e dobbiamo valorizzare. Il programma che svilupperemo in questi giorni, con alcuni punti che sono già stati fissati, quello che mi preme sottolineare di più è l'intenzione, la necessità di migliorare l'offerta culturale di questa città. Questa città, che ha una vocazione turistica, non può prescindere da un'offerta culturale, ovvero dalla creazione di contenuti interessanti, utili, spendibili anche al di fuori del territorio locale. E su questa cosa si lavorerà con le associazioni, si lavorerà con i soggetti che sono capaci in questa città di creare eventi e manifestazioni che negli anni l'amministrazione non ha sostenuto come avrebbe dovuto. Penso a Magma, penso a Tumba Viva,
penso a tutti quei ragazzi che hanno una grossa energia da spendere e non vengono aiutati come l'amministrazione dovrebbe. Se non ci sono altri interventi, abbiamo fuori delle ottime torte autoprodotte e del succo d'arancia. Sì, c'è parecchio da mangiare, quindi se vi volete accomodare, se non volete fare altri interventi, andiamo a mangiare e ci rivedremo per le prossime iniziative. Mm-hmm.